Dopo aver visto sul canale il modello standard, oggi parliamo dei DJI Goggles Racing Edition, modello migliorato di DJI, disponibile già da un po' e compatibile con i droni FPV, oltre che ai droni DJI che hanno tecnologia OcuSync, quindi anche il Mavic Mini 2 appena arrivato. E ne parliamo perché adesso al netto dei prezzi abbiamo praticamente quasi lo stesso costo, ma si tratta di un modello migliorato che ha un ritardo nella trasmissione inferiore, quindi è quasi in real time vedere il feedback del drone, soprattutto con i droni FPV, questo fa nettamente la differenza, e abbiamo una scheda tecnica di tutto rispetto. Andiamo ad approfondirli dopo la sigla. Prima di tutto parliamo della scheda tecnica, quindi abbiamo a disposizione un visore completo con schermo interno, abbiamo all'interno due schermi piccoli da 5 pollici in full HD ciascuno, quindi la risoluzione effettiva è 3840x1080, abbiamo due schermi, uno per occhio, ognuno è un full HD di fatto. Questo che cosa ci comporta? Quindi ovviamente una visione ottima, qualità di trasmissione elevata e un feedback in tempo reale a 1080p a 30 fotogrammi al secondo, quindi vediamo con un ritardo minimo quello che vede il drone in tempo reale, quindi sia che si tratti ovviamente di un drone DJI con tecnologia OcuSync, che comunque ricordo permette di avere range di trasmissione davvero elevati, infatti sono compatibili fino a 7 km questi qui, e mentre se andiamo ad abbassare la risoluzione, quindi scendiamo a 720p HD ready, abbiamo un feedback a 60 fotogrammi al secondo. Questo è fondamentale se si vuole avere, vabbè, un'esperienza di volo più fluida, ma anche proprio quando utilizziamo i droni FPV per avere appunto meno input lag e una risposta pressoché immediata. Andiamo a vederli prima di tutto da vicino. Nella parte laterale abbiamo uno spazio sensibile al tocco, quindi è possibile controllare tutti i menu, tutte le impostazioni presenti all'interno direttamente sfiorando, e quando si indossa il casco, per così dire, quindi anche il supporto che si aggancia a scatto molto semplicemente. E dopo aver fatto questo è possibile poi avviare l'impostazione per il settaggio con il drone. Molto semplice, basta premere il pulsante di sintonizzazione sul drone e automaticamente i due prodotti si allineano e a quel punto si è pronti per decollare. Nella parte inferiore inoltre abbiamo la rotella per le diottrie e poi abbiamo il pulsante di controllo che possiamo facilmente utilizzare anche quando abbiamo il visore davanti. Poi sulla parte laterale, come abbiamo visto, c'è anche il pulsante di accensione. Indossarli ovviamente è semplicissimo, come vi ho detto ci sta un aggancio a scatto direttamente qui sopra e poi una volta fatto posso regolarlo semplicemente in termini di spessore con la rotella che è presente qui dietro. Si aggancia e poi è molto comodo il meccanismo secondo cui quando vado a fare questo movimento ho già la visuale libera e lo schermo tra l'altro si disattiva per preservare la batteria. Quindi il drone è pronto e procediamo al decollo. Comunque precisazione, ovviamente lo stesso feed che abbiamo all'interno del visore è presente nell'applicazione sullo smartphone, quindi abbiamo due schermi di fatto che ci fanno vedere cosa sta inquadrando il drone. Faccio la calibrazione. All'interno dello schermo abbiamo anche degli indicatori aggiuntivi rispetto alla radiocomando standard, quindi oltre a tutta la telemetria, anche questo tipo di schermata è personalizzabile, è possibile vedere in tempo reale il contatore relativo al tempo di volo, lo status sul segnale, i satelliti eccetera, c'è anche un'informativa relativa al fatto che i goggles sono collegati al drone, quindi l'OcuSync, poi abbiamo il riferimento a batteria del visore e batteria del drone. È anche possibile poi utilizzare direttamente il capo, quindi la testa, per decidere l'inclinazione del drone, quindi spostare la visuale, però questa è una delle funzionalità, possiamo scegliere di avere il pieno controllo sul pad, quindi sul controller che abbiamo a disposizione, oppure direttamente utilizzando il movimento della testa. Inoltre in basso troviamo anche le impostazioni di scatto. Ok, dopo aver fatto il volo effettivo, quindi l'esperienza di volo è molto similare a quella lì che abbiamo visto sui goggles, però abbiamo una risposta più veloce appunto per le caratteristiche di cui vi ho parlato poco fa. Vi ho fatto vedere in tempo reale anche le immagini perché, anche se voglio fare delle riprese, all'effettivo con la visuale in prima persona, quindi in modo più immersivo, è anche possibile avere più controllo e vedere in modo mirato rispetto al piccolo schermo che abbiamo a disposizione sullo smartphone, ma anche sullo smart controller. Qui ovviamente abbiamo la sensazione di avere uno schermo molto più grande davanti a noi, possiamo controllare anche meglio la ripresa, eventuali movimenti e vedere se effettivamente il tutto ci soddisfa. Il ritardo effettivamente sembra non esserci, la
risposta rapidissima da parte del drone, come accade comunque anche sui droni FPV, allo stesso modo sugli altri prodotti DJI che hanno Locusync a disposizione, quindi tutti i modelli che sono presenti nella lineup attuale, quindi Mavic Air 2, Mavic Mini 2, il Mavic 2 Pro, il Mavic 2 Zoom e volendo anche il Phantom 4 Pro V2, tutto quello che è 2 insomma. E dunque, questo video l'ho girato con una Panasonic GH5S, quindi vedremo poi la qualità del 4K. Ho fatto riprese appunto a massima risoluzione anche per farvi apprezzare al meglio anche il contesto e come sia confortevole l'utilizzo, non appesantisce minimamente quello che potrebbe essere il peso anche del visore che è contenuto nelle dimensioni. Detto questo, quindi io vi lascio in descrizione i link relativi e fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Come sempre, io vi invito a lasciare un like a questo video, iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi. Per qualsiasi domanda, come sempre, o su Instagram, di cui trovate il link in descrizione, oppure direttamente qui nei commenti. Un saluto a tutti e al prossimo video.